Il romanzo ha origini antiche, ma per molti secoli fu ritenuto un genere popolare rispetto ad altri generi ritenuti più prestigiosi, la tragedia, l'epica, la lirica. Già in epoca greco-romana si scrissero romanzi di notevole prestigio, le Metamorfosi di Apuleio o il Satiricon di Petronio. Nel Medioevo il romanzo come genere fu dimenticato e riapparirà in Francia nel XII secolo con romanzi che narravano avventure di cavalieri. Il termine romanzo deriva dal latino e significa parlare nelle lingue romanze, cioè le lingue derivate dal latino, e lo scopo di questo genere era quello di raccontare, usando la lingua parlata dal popolo, vicende divertenti e predilige ambientazioni realistici, temi polemici e anche satirici. Il XVII secolo vede quindi il fiorire di questo nuovo genere letterario, il romanzo in prosa destinato ad avere enorme fortuna in Europa. La caratteristica peculiare di questo nuovo genere letterario è la sua ampia dimensione che consente allo scrittore di spaziare da testi fantastici a testi avventurosi. Nel 502 furono i romanzi in prosa di grande prestigio, Gargantue e Pantagruele, due giganti generosi sempre in viaggio. L'altro romanzo fu Lazzarillo de Tormé, che si incentra sulle avventure del picaro Lazzarillo, un giovane di umile condizione sociale che si guadagna da vivere imbrogliando. Con queste due opere nasce quel genere che serve per dilettare, divertire il pubblico nuovo, rappresenta l'emblema di un nascente ceto borghese, dotato di furbizia e capacità di iniziativa, capace di ritrarre, cioè fare un ritratto veritiero, della società e della cultura contemporanea. I risultati più significativi si ebbero soprattutto in Spagna tra il XV e il XVI secolo con la nascita del cosiddetto romanzo picaresco, una narrazione di tipo biografico avventuroso narrato in prima persona. Personaggio centrale è il picaro, cioè il furfante, il malandrino che rappresenta l'antieroe che mette in scena la parodia, cioè l'imitazione dei personaggi e delle ambientazioni dei poemi epico-cavallereschi, punto in una società come quella spagnola di fine 500, dominata dalla miseria e dal degrado. Il picaro diventa un simbolo, un emblema dell'arte di arrangiarsi.